vive in un ambito ristretto, la chitarra battente, ma che è veramente uno strumento che si presta a mille grandi sfaccettature. Quindi avete notato che è sempre un piccolo, la mia invece, questa è la prima chitarra battente dove abbiamo invertito il ritardo. Ecco, queste sono delle riproduzioni proprio delle cose della zona di Lazio, da San Donato di Valtornino. Invece povera artigis e povera di terra, attività popolari e letteratura popolare, e per non utilizzare il termine latino, che era in voga per darsi a quel tempo per darsi un tono al termine. Che uno suona in casa, tra gli amici, con queste vecchie chitarre, quando va bene. Ma se l'idea di Francesco, come la mia, è quella di portare lo strumento da serie C a serie A, allora questo è un passaggio obbligato. Questo brano è stato commissionato da un bravissimo regista che fa parte adesso di un documentario che racconta la Cota di Spagna, dell'Aragona, che è la cultura aragonese, con il sud Italia.